al decimo. Caso vince un contrasto appena fuori la propria area, avanza tranquillo, palla al piede per tutto il campo, indisturbato, poi allunga Beccalossi. Pochi passi e gran botta a mezza altezza che fa secco il rientrante portiere ascolano Pulici. Chiaro che a questo punto tutti si aspettano che l'Ascoli esca dal torneo. 21esimo al gol torinese. Punizione battuta da Cabrini, Bettega a Tardelli che spara. Tacconi respinge, arriva Fan, destro violento e rete. Due minuti dopo l'Avellino segna. Da Ugolotti a Valente, scambio con Vignola e traversone. Zoff e compagni stanno a guardare, palla a Piga che insacca di testa a fil di palo. Ma la sensazione è che qualcosa non giri a dovere nel motore della squadra di Lì. Impressioni confermate dal campo, dove la Roma è spesso bloccata sul pari da avversari non certo di rango, che ne rallentano la corsa e ne mettono in crisi il primato solitario. In classifica sui nerazzurri, pareggiando per 1-1 a Perugia. Si delinea con giallorossi, nerazzurri e bianchi un terzetto guida del campionato. Intanto nell'Ascoli Giovan Battista Fabri cede il posto a Mazzone. Si arriva così a ieri.